Bella ragazzi, abbiamo qui un controller, ma non è un controller come gli altri, non è un controller qualunque. Questo pad è veramente serio. Prima di tirarlo fuori dovete provare a indovinare di che controller secondo voi si tratta. Vabbè, che dite, lo apriamo? Apriamolo, apriamolo. E sono stato scammato, non c'è niente. Ah, scherzavo, eccolo qua, il pad della PS4. Scherza, si scherza. Allora, signori, abbiamo qui l'Astro C40. E perché l'ho preso? Direte, sei pazzo, per l'hai preso uno SCAF? Allora, io di base uso lo SCAF, però ho visto molti pro. Pensate che questo sia il miglior controller. Non l'ho mai provato. Lo proviamo. Vediamo un po' come si comporta su Fortnite, come si comporta in partita. Ragazzi, un bel like per questo video. Andiamo subito. Dobbiamo anche configurarlo e mettere tutte le cose. Allora, l'ho configurato così. Abbiamo messo a sinistra, come al solito, il salto. A destra abbiamo messo le build. Vi dico che è un po' grande come controller. Io le mani piccole mi trovo un pochettino scomodo. Però c'è da dire una cosa. Questo pad ha pochissimo delay. Questo pad ha veramente, ma veramente pochissimo delay. Sicuramente ne ha meno di quello della PS4. Me lo faccio bene rivedere da vicino, quando è acceso. E al touchpad è illuminato qua davanti. Dietro le palette sono esattamente queste qui. Poi abbiamo i trigger, quindi così è full corsa, lungo. Mentre invece così è un po' più corto. Volendo possiamo anche invertire questo analogico con le frecce, quindi mettere il layout Xbox. Però non credo lo farò, perché io ovviamente sono abituato al pad PS4. Adesso ovviamente vi faccio vedere come mi sono trovato in partita, perché penso sia la cosa più importante del video. E let's go, andiamo bibini, andiamo. Allora va bene, scendiamo a Frutteto. Vediamo un po'. Let's go to Frutteto. Tra l'altro non so se avete notato, mi ha fatto il cambio skin. Non sto più usando la wild. Già troviamo un charge, nice, let's go. Ce n'era uno qui. Non ho capito dove sia andato. Ok, ha trovato. Il bloom della cappa fa vomitare. Non penso sia colpa del pad. Andiamo. Cosa sta facendo? Ma mi pusha e poi scappa in casa? Oh! Charge, potremmo fargli male. Però il muro era mio. Il muro era mio. Magari la prossima volta ti accorgi, eh? Che dici? Faccio schifo. Non ci credo. Come ho fatto a missare sto colpo? Come ho fatto a missare sto colpo con lo sniper? Allora, qua c'è un po' di gente, eh? Ma questo è un altro, poi. Ma quello che stavo pushando è morto? Ok. No, ho sbagliato switch. Questo mi ha full boxato, ma è inutile che mi full boxi se non mi spari. GG. Proviamo a giocare col charge questa. Comunque vi giuro che le arene sono diventate la World Cup. Oh! Non ci credo! Facciamolo cadere. Niente. Ah, però ti avevo distrutto. Ma non potevi andartene. Hai capito. Volevo con armi. Hai capito. Guarda come si incazza quando mi shieldo. Si incazza tantissimo. Ok. No, non mi ha sparato il charge. Non mi ha sparato, giuro. Questo taccone quando lo sta spammando. 4. Vabbè, ragazzi. Ma che palle sto taccone. Mamma mia, ma tutti col taccone alla fine. Calma. Cosa fa? Ma perché usavo solo la pioce? No, non ho capito. Ok, sono fightando qua. Finalmente dopo mezz'ora abbiamo trovato qualcuno. Ho snippato il tiro, eh. Ma? Come fate a missare? Non ci credo. Vai, impuscia lui, GG. Va bene, nice. Ucciso facile. Craccato, curando. GG. Oh! No, vabbè. Io direi che si fugge. Io direi che ce la scappiamo. Ah, no, questo mi insegue tutta la mappa. Però tanto io ce li ho.
Nel senso, io non ancora. Ok, ce l'abbiamo fatta più o meno. Ma non ci credo. Ma cosa sto vedendo? Abbiamo fatto male. Andiamo. Ma senza mazzo però. Ok, ok. Non so come ne sono uscito, ma GG. Si è aggiunto un altro, eh. Si è aggiunto un altro. Iniziamo a essere un po' troppi, eh. Non fai tipo per il muro che ha già fatto 7 piani. Ok. Oh no. Questa non è scarsa. Nice. Ma se c'è un altro? Non ci credo. No, vabbè. Trovo pure il taccone. Ci proviamo, dai. Non so come. Non so come. Non so come. Non so come. Ah, si stanno tirando delle saccagnate. Voi non potete capire. Non avete idea, ragazzi. No, il taccone non ha senso, cioè, non ha senso in arena. Potremmo anche vincerla, eh. Se usiamo un attimo l'intelligenza, potremmo anche vincerla. Andiamo. Andiamo in safe. Capisco dove sia la gente. Non sento spari, non vedo nessuno. Uno potrebbe anche essere qui dentro, non credo. Ma perché mi devi pushare così? E poi stai fermo. È stato snippato. Oddio. Probabilmente me lo stillano. Anzi, credo me l'abbiano già stillato. Questo vuole rubarmi la kill, non ha proprio capito. Ah, volevo boxarlo e niente. Quanto sta salendo? Ok. Ma dove è finito quello che ho lasciato one shot? Me l'ha rubato. Nice. Vabbè dai, siamo 5 kill. Fate come se fossimo 5 kill. È qua sotto, no? È qua sotto. Dovrebbe avere 2 di vita. Oh no, c'è quello in safe che si è fatto il portino. E vieni, questa l'abbiamo persa. Non siamo riusciti a vincerla. E vabbè, peccato, peccato. Allora, considerazione finale sul pad. Controller ci sta. Controller molto bello. Bello e reattivo. C'è anche il programma, un sacco di cose. Gli analogici sono molto simili a quelli della PS4. Quindi si schiacciano benissimo. Il problema è che non si può usare il touchpad. Ve lo dico già. Cioè, almeno sul PC non si può usare il touchpad. Ma tra l'altro, vabbè, il touchpad è bruttissimo. Buona la cosa dei trigger. I tasti dietro si schiacciano benissimo. So che spesso si rompono gli analogici. Quindi è un pad che, come lo scarf, va cambiato spesso. Quindi un lato negativo. Un altro lato negativo. Che costa 200 euro. Insomma, 200 euro non sono proprio pochi. E che se uno ha le mani un po' piccole come le mie è un po' difficile. Dopo un po' fa male. Vabbè, forse non sembra. Vabbè, non si nota. Però vi assicuro che è enorme. Però comunque un bel pad. Ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un like. Ah, vi ricordo che questi video su pad non sono sponsorizzati. Io non so sponsorizzare nessun pad. Quindi direi che ci vediamo al prossimo video. Fate i bravi, ragazzoni. E let's go.